Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi porto in Turchia. Ebbene sì, vi voglio raccontare il mio viaggio in Turchia. Ci sono stata qualche anno fa nel contesto di una crociera, quindi avevo fatto due tappe in Turchia, una a Istanbul e una nella città di Izmir o Smirne, come la chiamano in italiano. E da lì siamo andati poi a Efeso, che è un sito archeologico famoso e meraviglioso. Quindi insomma ho visto un sacco di cose e partiamo da Istanbul perché è stata la prima tappa che ho fatto e io considerate che ero in nave, quindi io sono arrivata al porto di Istanbul e da lì poi sono andata in centro. Noi abbiamo scelto di prendere un taxi perché sono veramente molto molto economici e ce ne sono tantissimi. Appena noi siamo scesi dalla nave siamo stati letteralmente invasi dai tassisti turchi che ci volevano portare in centro. Lì di solito vi fanno una proposta, di solito vi fanno la proposta di pagare una cifra fissa e poi farvi fare il giro della città, però noi volevamo andare per conto nostro, non volevamo comunque avere il tassista sempre attaccato e quindi abbiamo deciso di farci portare solo in centro e poi di muoverci a piedi per i cavoli nostri. Ed è stata secondo me una scelta veramente azzeccata perché abbiamo potuto girare con calma, vedere quello che volevamo senza avere comunque una persona con noi che comunque non volevamo insomma avere il terzo incomodo e quindi ci siamo mossi da soli. La prima cosa che vi dico è che Istanbul veramente vi colpirà tantissimo per i suoi minareti. I minareti sono qualcosa che davvero colpisce, sono bellissimi e sono veramente sparsi un po' per tutta la città, quindi questo aspetto davvero mi è piaciuto molto. La cosa che abbiamo visto subito è stata la Moschea Blu. È una moschea che si chiama così perché è praticamente tutta interamente ricoperta da piastrelle di colore blu, sia sui muri che sulla cupola. È veramente bellissima. È bellissima. Io non ho mai visto una moschea così bella, veramente merita tantissimo. Dovete sapere, se andate in Turchia, che all'interno delle moschee è obbligatorio, scusate, mi impapero, è obbligatorio togliersi le scarpe, quindi voi dovrete entrare senza scarpe. Loro ovviamente vi danno dei calzini di cotone che io poi vi consiglio di buttare via perché comunque insomma non sono un granché, non sono così fashion. Però insomma dovete togliervi le scarpe, vi danno un sacchetto nel quale voi poi potete mettere le vostre scarpe, però questo tenetelo presente perché magari ci sono persone a cui dà fastidio e quindi questo dovete saperlo. All'interno ovviamente ci sono dei tappeti, quindi non camminerete sul pavimento freddo, ci sono dei tappeti. Però, insomma, questa è una particolarità. E mentre andavamo in giro per la città, abbiamo visto un'altra moschea, però non vi so dire come si chiama perché era una moschea che abbiamo incontrato lì sulla strada, che aveva la particolarità di avere fuori una fontanella nella quale i turchi prima di entrare si lavavano i piedi. Quindi è stata un po' particolare questa cosa, proprio una fontana dedicata al lavaggio dei piedi, un po' particolare, insomma, mi ha colpito. Un'altra cosa bellissima che abbiamo visto è il Gran Bazar, quello veramente merita tantissimo, ci sono dai 3.000 ai 5.000 negozi di tutti i tipi, sono tutti divisi per settore, quindi i tessuti, gli alimentari, i classici oggetti tipici turchi, c'è veramente di tutto, c'è qualsiasi cosa. E la cosa particolare è che dovrete predisporvi a trattare sul prezzo, perché lì hanno proprio questa usanza, cioè voi entrate, chiedete il prezzo di una cosa e dovete trattare, perché è proprio la loro usanza, loro vogliono che voi lo facciate. Noi su questo ci siamo trovati un po' in difficoltà, perché volevamo comprare il tè alla mela, che è un tè abbastanza particolare, insomma, abbastanza famoso e caratteristico in Turchia. Quindi volevamo questo tè alla mela. Mi sembra che il prezzo fosse 10 lire turche, perché c'è la lira turca in Turchia. E non mi ricordo assolutamente, forse la corrispondenza erano 4-5 euro, ma non vi vorrei dire una cosa sbagliata, quindi questo magari andate a controllarlo perché non me lo ricordo. E io e il mio compagno abbiamo detto sì, ok, però si vedeva che lui aspettava che noi trattassimo, allora in qualche modo ci abbiamo provato a trattare, ci siamo anche riusciti perché poi abbiamo speso meno.
Però insomma è stato per noi veramente imbarazzante quasi perché non siamo proprio abituati, quindi ci siamo trovati un pochino in difficoltà nel farlo. Però magari ci sono persone che invece si divertono nel farlo, quindi insomma se andate in Turchia sappiate che dovete trattare e se vi piace vi divertirete, se non vi piace vi sentirete magari un pochino in difficoltà, ma per loro è normale così, fa parte della loro cultura. Un'altra cosa bellissima è la strada principale di Istanbul, che scusate, leggo il nome perché non mi ricordo come si chiama, Istiklal Avenue, ecco, è la strada principale che attraversa tutto il centro, i negozi caratteristici, i locali caratteristici, è lunga più o meno un paio di chilometri, si possono anche percorrere con il trenino storico di Istanbul, il tram storico, non il trenino, scusate, il tram. Però io ve lo sconsiglio perché se voi andate a piedi riuscirete ad assaporare tutto il contesto della città, quindi tutte le cose tipiche, i sapori, gli odori, i colori, le persone. Quindi io insomma vi consiglio di andare a piedi perché sicuramente è molto molto più caratteristico. Un'altra cosa da vedere assolutamente perché è meravigliosa, non perdetevela, è il mercatino delle spezie. Io quando sono entrata lì sono rimasta estasiata, è bellissimo, è un mercatino delle spezie enorme, ci sono le spezie di tutti i tipi, ma non è tanto il fatto che ci siano le spezie, è il fatto che lì dentro ci saranno un sacco di colori meravigliosi. Io uno spettacolo del genere non l'avevo mai visto da nessuna parte, quindi il mercatino delle spezie assolutamente andate a vederlo. Un'altra cosa particolare che è anche molto in linea con il mio canale è che in Turchia c'è un caffè che è il tipico caffè turco che si prepara con una polverina molto molto fine che viene messa direttamente nell'acqua bollente. Si aspetta che il fondo scenda e poi si beve il caffè. Da questo fondo di caffè nasce la caffeomanzia, che è l'arte divinatoria che è in grado di prevedere il futuro guardando nei fondi di caffè. Quindi è nata proprio in Turchia. Ed è particolare e ditemi voi se non è collegata al mio canale, perché insomma ci sono sul mio canale video di tarocchi, di leggende misteriose paranormali, di luoghi dell'occulto, quindi non potevo non raccontarvi questa cosa. Quindi insomma è anche in linea. Poi un'altra cosa che noi abbiamo fatto, che io vi consiglio di fare, è la passeggiata sul ponte che attraversa il Bosforo, che è il fiume che c'è a Istanbul. Potete anche decidere di farlo col battello, però noi avevamo solo una giornata di tempo perché poi dovevamo risalire sulla nave, quindi abbiamo preferito fare tante cose ma di breve durata perché altrimenti non saremmo riusciti a vedere tutto e avremmo perso troppo tempo. Noi volevamo vedere tutto perché comunque avevamo l'occasione di essere a Istanbul, avevamo un giorno solo e abbiamo scelto di vedere il più possibile. Infatti, questo è anche stato il motivo per il quale non abbiamo fatto l'escursione organizzata dalla Costa Crociere, dalla nave. Perché tutte le crociere, scusate, tutte le escursioni che venivano proposte prevedevano la visita magari di due o tre cose, ma non di tutto quello che noi avremmo voluto vedere. Invece, andando da soli, siamo riusciti a vedere tutto quello che noi volevamo. Invece, con l'escursione avremmo avuto magari qualcosa in più perché c'era la guida, però avremmo avuto anche qualcosa in meno perché non saremmo comunque riusciti a vedere tutto. Quindi, insomma, noi abbiamo fatto questa scelta. Vi dico anche una cosa, io ci sono stata tanti anni fa, quindi quando non c'erano tutti quei disordini che ci sono stati poi a Istanbul, quindi quando ci sono andata io era una zona tranquillissima, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, quindi era molto molto tranquilla. Io adesso non lo so come sia, quindi io vi parlo di un periodo precedente a tutti i disastri e disordini che ci sono stati. Quindi insomma, quando ci sono andata io era tutto molto tranquillo. Io questo lo sottolineo perché ovviamente se voi guardate il video adesso dovete sapere che io mi sto riferendo ad un periodo precedente a tutti quei disordini, insomma, quindi questo tenetelo a mente e informatevi sempre quando andate in questi posti di
di qual è la situazione di quel momento, nel momento in cui decidete di andare, perché comunque insomma è sempre bene sapere cosa si sta facendo, secondo me. Un'altra cosa da vedere è il Ponte Galata, perché soprattutto al tramonto regala veramente dei bellissimi scenari. Ma quello che, per quella che è stata la mia esperienza, davvero mi ha colpita è stato una volta risaliti sulla nave, quando ci siamo trovati sul ponte, che la nave stava ripartendo, che quindi ha attraversato tutta la parte, diciamo, via mare, quindi abbiamo visto la città via mare, era buio perché era sera e c'erano questi minareti illuminati che hanno creato uno spettacolo veramente unico, veramente unico. Guardate, io ce l'ho ancora davanti agli occhi perché è stato qualcosa di bellissimo, quindi insomma davvero bello. La seconda tappa, come vi dicevo, è stata Izmir o Smirne, insomma come volete pronunciarla. Lì io vi posso segnalare che da vedere nella città c'è la torre dell'orologio che è molto bella, ma noi non siamo stati nella città. Noi siamo andati a Efeso, che è un sito archeologico molto grande e molto bello che noi volevamo vedere, perché comunque a noi le mete culturali e storiche ci attirano, quindi noi abbiamo scelto insomma questa. E questa volta avevamo la guida, quindi siamo andati con l'escursione organizzata dalla Costa Crociere. È stato molto bello perché la guida comunque sapeva come muoversi ovviamente, ma ci ha proprio anche raccontato tutto quello che stavamo vedendo, quindi ha dato un senso, diciamo, a tutto quel giro e soprattutto era molto simpatica questa, era una ragazza giovane, era molto simpatica, scherzava anche un pochino, quindi ci ha anche raccontato un po' qualche aneddoto, qualche cosa particolare, quindi è stato anche bello tutto il contesto. Efeso è, come vi dicevo, un sito archeologico molto grande, molto bello, che sicuramente raccoglie un sacco di storia. La storia delle civiltà che hanno toccato il suolo delle sponde del Mediterraneo e questo ha lasciato sicuramente le sue tracce, perché se voi andate a Efeso ve ne accorgerete subito di quanta ricchezza a livello storico-culturale c'è lì dentro. La cosa che a me personalmente è piaciuta di più è la biblioteca. I resti della biblioteca, per l'esattezza, la biblioteca di Celso, che è stata la più grande biblioteca dell'impero romano. Ci sono ancora i resti, c'è la facciata che comunque è ancora parzialmente in piedi, perché comunque insomma c'è ancora tutta la facciata visibile, ed è una biblioteca che era immensa, perché appunto era una delle più grandi dell'impero romano, che è stata costruita tra il 114 e il 117 d.C. e conteneva all'interno ben 12.000 rotoli di papiri, quindi c'era un sacco di conoscenza all'interno. E poi purtroppo sono andati distrutti nel 262 d.C., quindi purtroppo questo patrimonio di conoscenza è andato perduto. Però insomma è stato veramente bello anche questo viaggio. La cosa particolare è che sul pullman al ritorno la guida, che come vi dicevo era molto simpatica, ironica e scherzosa, si è messa a intonare una particolare litania turca. Quindi noi praticamente, mentre stavamo percorrendo le strade e guardando i paesaggi turchi, avevamo come sottofondo questa ragazza che cantava in turco e quindi mi è sembrato di fare un pochino un tuffo nel film Mediterraneo. Non so se voi l'avete visto quel film, è bellissimo e se non l'avete visto vi consiglio di vederlo perché è davvero molto molto bello e mi sembrava in qualche modo di essere un po' dentro a Mediterraneo, al film. Quindi insomma è stata anche un'esperienza emotivamente bella, interessante. E poi siamo risaliti sulla nave e ci siamo diretti verso un'altra meta. Quindi quello che io ho visto in Turchia sono state queste due località, però veramente molto molto belle, che mi hanno lasciato veramente qualcosa. Quindi bel viaggio, sicuramente molto bello. Ragazzi, lo so, in questo momento ho i capelli corti, ho un'altra collana all'interno dello stesso video, ma quello che state vedendo è reale, quindi non vi preoccupate. È semplicemente successo che io ho registrato il video sulla Turchia
un po' di tempo fa, oggi lo stavo sistemando, stavo aggiungendo le foto e in fase di editing mi sono accorta di non aver inserito all'interno del video una parte che comunque ci tenevo ad inserire. Ossia, volevo mostrarvi i souvenir che ho comprato in Turchia. Sono solo tre cose, però mi sembrava comunque carino farvele vedere, quindi ho deciso di aggiungere un pezzo a questo video, registrato dopo e quindi insomma un po' con i capelli lunghi, un po' con i capelli corti, comunque non importa, e vi mostro quello che ho comprato. Ho preso questa coppa che è piccolina, è fatta interamente a mano, c'era proprio il laboratorio in Turchia nella zona di Efeso, di Smirne, insomma questa era la zona e è fatta in questo modo, è proprio fatta a mano, anche dietro è decorata, io cerco di farvela vedere il meglio possibile, vedete, molto molto bella. In questo laboratorio c'erano un sacco di cose tutte fatte in questo stile. Ovviamente io ho preso questa sull'arancio, sul giallo perché in casa mia ci sta meglio, però c'era anche sull'azzurro, sul rosa, sul rosso. C'erano tanti colori diversi e ovviamente tante dimensioni diverse, tanti oggetti diversi. Io ho preso una cosa piccolina perché ho la casa piccola, però c'erano dei piatti, dei vasi, delle cose anche molto più grandi e molto più belle. Comunque, insomma, questa è la prima cosa che volevo farvi vedere. Poi a Istanbul ho preso altre due cose. Il macinino per il caffè è piccolino, in realtà è più un soprammobile perché poi non l'abbiamo mai utilizzato, però comunque è una cosa tipica e ci faceva piacere sia a me che al mio compagno averla. Quindi insomma questo è un piccolo macinino da caffè che noi teniamo proprio soltanto come soprammobile. E poi abbiamo preso il tipico portafortuna turco che è quello che ha l'occhio blu in fondo, vedete? Questo è proprio un portafortuna molto molto tipico della Turchia. Io adesso di preciso sono sincera, non ricordo proprio tutta la storia di questo occhio turco, però se riesco a ritrovarla ve la lascio in descrizione in modo che voi possiate leggerla, perché adesso rischierei di dirvi delle cose sbagliate perché sinceramente non la ricordo di preciso, però è comunque un portafortuna tipico di quella zona. Noi abbiamo preso questo che ha proprio i tre simboli portafortuna per eccellenza, che sono l'elefante, il ferro di cavallo e appunto il tipico occhio turco. L'unica cosa che il ferro di cavallo, per quello che ne so io, andrebbe messo verso l'alto, rivolto verso l'alto, quindi in questo modo. In realtà qui è rivolto verso il basso, però insomma io comunque volevo avere il souvenir più che altro, quindi lasciamo da parte la superstizione e teniamo questo come un tipico oggetto turco, che però comunque è molto carino. E come vi dicevo, se riesco a ritrovare tutta la storia dell'occhio turco, ve la lascio in descrizione. Questo era il mio viaggio, questi sono i souvenir, quindi come al solito io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti se siete mai stati in Turchia, se vi attira, se insomma se ci siete stati, che cosa avete visto e se vi è piaciuto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.